Hi again, and welcome to the episode 3 of this series. The theme of this episode is the reply to another very popular question. Of course, it's a rhetorical question. We perfectly know that the key element any Kickstarter campaign is to let backers to participate to the campaign in an emotional way, and a frequent and good communication is the key to do this. It's like to go to the cinema to watch a movie. If the viewer can identify himself with the protagonist of the plot, it means that the movie is achieving its purpose. Otherwise, it means that it's not working. We regret to admit that we have communicated really too rarely, and most of the time without highlighting progress. The fact that we have not communicated progress is both because most of the time we're not progress at all, but also because we had to be very careful regarding what to say to the public in general. I know that this damaged a lot the faith of our bakers, but believe me, we are acting in an environment where not everybody loves us. Revealing too much of what we were doing would have damaged the whole project as well. Now I can say that the situation is at our shoulders, and finally we can start a new season of transparencies that always been behind our idea of making enterprise. Is it possible to communicate more often, just to say, hello, we are still alive and keep you in the loop? Of course, yes, but we didn't. And since we cannot rewind the time, the best thing to do is to look forward and try to do better starting from now. See you next time. Speaking about updates with few information, I have just realized that this episode is one of that kind. So, to make a sort of balance, here it is a short funny video that I shot around 3 years ago and I never published. Hope you like it. Siamo in viaggio verso il comune di La Rufina a fare una missione molto importante, perché a Ferrania è arrivata un'ingiunzione di pagamento di un termometro Ferrania, tuttora pare affisso in strada pubblica. Ci chiedono entro 60 giorni di pagare un'imposta pari a 13 euro e spicci, più arretrati, più mora, per un totale di 36,18 di tasse di affissione di pubblicità Ferrania. Quindi stiamo andando a vedere se effettivamente il termometro è ancora affisso e nel caso rimuoverlo opportunamente. Vediamo. Ecco qua la descrizione dell'infrazione: termometro monofacciale opaco Ferrania prodotto fotografico, data della denuncia e poi luogo, la via dove è affisso. Eccoci arrivati nel comune di Rufina e vediamo, vedremo il segreto se questo termometro esiste, c'è ancora oppure no. Eccoci arrivati nei pressi, c'è ancora il termometro, c'è. Bene, eccoci
pronti con l'attrezzatura per rimuovere l'oggetto. Scala e trapano. Ecco qua il termometro accanto a un parrucchiere cinese che ora rimuoviamo. Cos'è? Viene o no? Vai, non lo passi. La polvere dei secoli. Vai. Abbiamo anche cominciato a piovere. Operazione. Missione compiuta. Ecco qua un bellissimo termometro Ferrania che finalmente torna a casa.